Il progetto, se mi dai la locandina, Coscienza e Conoscenza. Giovedì 10 novembre, a una serata a tema Scienza della Salute. Il dottor Giorgio Berdon, esperto in biopsicosomatica, BPS, illustrerà questa tecnica. Dalle 20:30 alle 22, entrata libera fino al raggiungimento dei posti a sedere. La serata è gratuita, ovviamente, ma poi è gratuita anche ovviamente una donazione consapevole. Piper Club, l'associazione culturale Piper Club è quello che organizza, io ho l'amico Edward Giacomini che è qui del Piper Club, progetto Coscienza e Conoscenza. Di cosa si tratta? Cosa tratterete domani? Allora, il progetto Coscienza e Conoscenza è partito tutto da una chiamata che è iniziato quest'inverno. Praticamente ho iniziato a fare dei programmi su YouTube Radio Piper, connessi con se stessi, per cui potete trovare anche là i programmi. Ed è stato tutto un susseguirsi di chiamate in quello che sono andato a fare, di cui ho invitato varie persone, tra cui Alberto è stato anche ospite in uno dei miei programmi. Ci siamo ritrovati entrambi qua da te, è troppo bello. E praticamente parla un po' di noi stessi, di lasciare un po' il discorso della vita frenetica materiale e ritrovare se stessi, perché al giorno d'oggi È troppe persone quello che manca. manca perché si vuole, cioè è troppo Certo. comodo servire, cioè seguire quello che viene già mandato. Noi criticavamo qualche decennio fa gli americani che avevano una vita, no, senza orario. Oggi siamo Sì, noi. però il problema è quando tu sei col pugno chiuso, al giorno d'oggi tanti hanno il pugno chiuso, ma col pugno chiuso tu non puoi ricevere e dare, tu devi avere le mani aperte. Con le mani aperte tu con una ricevi e puoi donare. Sì, è E c'è uno vero. scambio di energie e l'energia va. Se tu hai i pugni chiusi non puoi né ricevere né donare e quello che hai si accumula e ti devasta. E Vero. viene il problema della psicosomatica e tutti questi problemi che ti tieni addosso In invece di questi tirarli. momenti che voi organizzate, la gente Sì. viene, hai visto, c'è Sì, un... ma non è da tutti. È per poche persone che veramente vogliono guardarsi dentro Perché e secondo te scoprire non... qualcosa Hai di provato a nuovo. capire il perché non si vuole È accettare? semplice. Dimmelo, io lo Perché è so. più facile seguire quello che ti viene detto di fare che mettersi dentro in discussione e farlo te e risvegliare quella parte in te. Perché ognuno Vero? di noi è venuto qua in questo mondo a fare un viaggio, a fare una missione. Ognuno ha preso il suo corpo, che il corpo non è nostro, ci è stato dato, come Certo. l'universo, sono tutti ospiti. Per cui quando entriamo in questa consapevolezza cerchiamo di capire il perché siamo qua e agire di conseguenza. Allora noi qua per sapere se stiamo rispondendo alla nostra chiamata è molto semplice. Se tu sei in connessione con la tua mente e il tuo stato d'animo, cioè nel senso se il tuo pensiero è uguale al tuo stato d'animo, stai bene, sai che è la tua chiamata. Se quello che tu pensi non è il tuo stato d'animo, non è la tua chiamata. Qui devi seguire quello che tu ti senti dentro. Questo è il tuo termometro. Per cui Allora, bisogna voler. Io ho fatto un sacco di programmi proprio su YouTube Radio ogni Piper di qualvolta li questi. presenti, vieni qui il giorno prima o il giorno prima ancora a presentarli, perché mi pare che sia Sì, agevolare. c'è tanto dentro, solo che in pochi secondi fai fatica a Ma dire un faremo una po' trasmissione tutto. anche con te, perché non è banalissimo tutto quanto si No, dice in questo ho campo. fatto tutto un lavoro di Ma ricerca su me stesso per immagino. un bel periodo e quando tu lavori su te stesso entri in sintonia con le tue frequenze e ti arrivano i segnali. E tu, quella vocina che ti arriva, fai questo e poi dici, cavolo, se mi avessi ascoltato. Questi sono tutti i segnali che arrivano e dobbiamo imparare ad ascoltarci, non solo seguire quello di cui sappiamo, ma sapere seguire anche quello di cui non sappiamo, perché là Certo, si apre un altro mondo, quello che non grazie conosciamo. Edward, grazie, io ti stimolo da sempre, per quello ti dico, insomma, ti ho invitato, perché qualcuno potrebbe dire, ma no, no, siccome conosco Edward, conosco che studia determinate cose ed è tra l'altro anche una persona che si è fatta da sola la sua strada, è qui con noi Giacomini, Edward, progetto Coscienza e Conoscersi, ne parleremo ancora con lui.